Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi parleremo di cosa portare nello zaino per un'uscita MTB. Prima di tutto ci serve il casco, meglio se indossato. Dopodiché, giacchetta impermeabile e serve per le discese, se abbiamo vento, pioggia, risulta molto comoda. Dopodiché abbiamo ginocchiere, parastinchi, tutto in uno. Vanno benissimo in caso di caduta e anche non, comunque ci tengono al caldo. Guanti, io solitamente uso quelli lunghi, ma possiamo tenere anche quelli più corti nello zaino, magari per qualche amico sbadato. Maglietta per il cambio quando arriviamo in salita sudati. Kit del primo soccorso, io tengo tutto in un thermos, così in caso ho pure quello. Occhiale da sole, ci serve sempre assolutamente, in caso non volessimo trovarci con qualche moschino o nel peggiore dei casi una vespa nell'occhio. Poi vediamo un gel energetico, se ci manca poco alla salita e proprio non ce la facciamo più, molto molto utile. Fazzoletti, servono per qualsiasi cosa. E ora vediamo un pochino quello che ci servirà per la bicicletta. Allora, pompa, camera d'aria. Se la camera d'aria non ci dovesse bastare, possiamo usare tranquillamente le nostre pezze. Pezze più colla risultano sempre molto utili. Un pezzo di camera d'aria ci può servire in caso di qualche taglio nel copertone o qualche brutta foratura per andare a tamponare un pochino la situazione, sempre in modo molto MacGyver, come questo cordino che ci può servire per tornare a casa se abbiamo qualche pezzo rotto, eccetera. Abbinato a questi abbiamo anche fascette e nastro isolante. Anche questi due servono quasi sempre. Olio per catena da mettere prima del giro, comunque averlo nello zaino viene sempre comodo. Abbiamo il ripara camera d'aria, gonfia ripara, è una specie di schiuma che viene utile su piccoli piccoli fori. Multitool con tutti gli attrezzi che ci possono servire, dallo smagliacatena, brugole, chiavi, tutto, abbiamo qualsiasi attrezzo. Per idratarci su questo zaino abbiamo il camel bag, quindi borsa idrica va benissimo, ma in alternativa possiamo comunque usare la borraccia se abbiamo presente sulla bicicletta il nostro porta borraccia. E poi è vero che siamo nel 2022, ma una cartina mappa cartacea ci può sempre venire comoda. Qua tra l'altro sono elencati già giri presenti sul territorio, quindi molto utile da averla nello zaino. Tutte queste cose comunque le potete trovare in vendita presso Bormio Rental, dove vi possiamo offrire anche delle lezioni sia di downhill che di mountain bike, o in alternativa dei tour guidati con un'esperienza indimenticabile, e grazie alle nostre guide potrete apprezzare al meglio tutti i panorami presenti sul territorio. Bene ragazzi, ci vediamo in sella, ciao ciao, alla prossima!